Piero Pelù. Fai finta che forse l'avevi sentita. Grande personaggio che ha fatto anche una esibizione, in realtà al Mugello c'era questa finale di esibizione con i Mosquitos, queste vecchie biciclette col motore. Non so se erano i veri. Non lo riesco a prendere, non lo colgo in fallo. Io ricordavo una foto in un giornale di forse 10 anni fa, se non di più, ricordavo una foto di Pelù con queste cose che dice lui. Parliamo anche di Superbike, che secondo me è una gran bella categoria. Guarda, tanto la puntata è in mano a te, la mia scaletta l'ho già bruciata, l'iPad l'ho schiacciato con i piedi e volevo quindi chiedere a Max cosa ne pensa di questo finale di stagione, per esempio, della Ducati. Allora, innanzitutto grande Ducati. Noi sappiamo che in Italia quando si parla di Superbike si parla di Ducati principalmente. Ma la Ducati non perdeva olio, le viti. Una volta. Cioè, ti ricordi adesso, quando? Adesso... Ah, la Ducati, no, ma la Ducati era un po' lo sfigatino. L'olio, sì, le viti, devi stringere la magneta. C'è stata un'evoluzione, per fortuna. Una, Ducati sono diventate moto affidabili, tra l'altro delle bellissime moto, cioè l'intera gamma. Quest'anno credo che abbiano fatto un altro record di vendite a livello mondiale, insomma, segno che stanno andando nella direzione giusta. E lo sport sicuramente sta dando una grandissima mano, perché domenica scorsa c'è stato il successo sia di Andrea Dovizioso sulla MotoGP a Sepang e sia il doppio successo in Superbike, perché le gare che si corrono in Superbike, ricordiamo, sono due, gara 1 e gara 2, e Chas Davis ha veramente stritolato tutti quanti nella sua morsa. Diciamo che dopo la pausa estiva c'è stato un bel passo avanti compiuto sia a livello tecnico, ma io credo anche da un punto di vista della crescita del pilota. Il bello di quella squadra lì è il clima familiare che ti consente di crescere piano piano senza avere grandi pressioni e grandi coltelli puntati nella schiena. Cioè, giusto per farvi capire, lì sono tutti amici. Box Kawasaki, così riuscite ad apprezzare le differenze, erano nel mio hotel e c'erano 100 tavolini ed erano 100 tavolini occupati da ogni singolo membro del team Kawasaki. Squadra unita? No, è uno sport individuale, ma dove il gioco di squadra diventa importantissimo, soprattutto per il clima che il pilota va a respirare. Questo fa la differenza. Sapete che, scusate se interrompo questo vostro idillio, sapete che guardandovi mi viene in mente che Gigi, se non fai una trasmissione solo ed esclusivamente per questo, siamo due pirla, perché veramente ce n'è da fare, c'è tanto da fare. Gigi, intervieni per favore. Ma potenzialmente la stiamo facendo. Sì, potenzialmente, quindi, ma hanno distrutto la scaletta. Effettivamente era anche una scaletta bellissima. Io sono qua, mi metto da parte e vi ascolto. Cioè, no, a me invece piacerebbe fare una pausa del motorsport per parlare invece della scaletta. No, che magari ma chi ci se ne frega della po'... scaletta? No, però mi viene una domanda che esula da questo, perché io sono quello che si sveglia alle 7 del mattino e guarda i piloti correre. Io ho corso, sono stato all'Honda Day anni fa. Mi hanno messo sotto il sedere una CBRF preparato e ho fatto 10 giri a Monza, e quando ho finito i 10 giri ero praticamente distrutto. Ma la preparazione fisica, cosa ci vuole per correre un MotoGP? Ci vuole... Perché a volte noi vediamo e prendiamo per il culo Pedrosa, perché Pedrosa, Camomillo, Piccolino, Marquez, ma che fisico ci vuole per fare... Guarda, adesso tu stai parlando di corse, adesso ti riporto nella nostra normalità. Io ho la fortuna di divertirmi su Italia 1, prima che vada in onda la gara, provo un po' tutte le Superbike, no? Quest'anno le ho usate tutte, quindi faccio quei 5-6 giri dove all'interno del casco è disposto un microfono e racconto live un ti vediamo, po' quello ti che vediamo. Si prova, eccetera. Anche fare solo quella roba lì, allora, o ti prepari fisicamente o se no non ce la fai. Questo per dirti una sciocchezza, perché comunque io vado piano, sono sciupà, faccio pochi giri. Io mi sono reso conto in quell'occasione che ci vuole veramente una preparazione fisica notevole. Sì, sono atleti, ormai forse, i piloti sono atleti. Forse ancora più elevata di altri sport. È la velocità che ti affatica, la velocità ti affatica, quando arrivi in fondo a una staccata devi passare sesta marcia, prima marcia, ti aggrappi i freni, devi praticamente bloccare le braccia sui due semimanubri perché sennò vieni catapultato in avanti. Ormai queste moto hanno anche dei freni che veramente lo stomaco ti va in bocca. Quindi possiamo dire che ci vuole un fisico bestiale per... Ci vuole un fisico bestiale. Luca Carboni. Ecco, il prossimo pezzo, e così la scaletta quasi la sto salvando, Gigi? Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni. Per resistere agli urti della vita,
Siamo tornati, Barber Story. Per chi si collega adesso, questa è una frase che sento dire spesso, è fighissima. Per chi si sta collegando adesso, abbiamo un ospite eccezionale che è Max Temporali, che arriva dal vivaio abbiatense, perché Abbiategrasso ultimamente sta sfornando dei personaggi incredibili, eh. Quelli veri che di cui non faccio sicuramente parte. Ma no, ma non dire cavolate, assolutamente. No, devo approfittare però della tua presenza, perché il primo pezzo che ho messo di Jamiroquai, al di là del gruppo, al di là del piacere, ho visto 3 concerti con lui, mi sono esaltato tantissimo. Il pezzo Too Young to Die, Troppo giovani per morire, si lega troppo spesso a vicende motociclistiche che non sono quelle della MotoGP e della Superbike. Purtroppo giornalmente leggiamo cronache, e tu fai prevenzione, tu insegni prevenzione, tu fai corsi per come andare in moto, perché poi purtroppo succede che un nostro caro concittadino ci ha salutato. Non bella, troppo giovane per morire, a 50 anni se n'è andato su una moto, e tu sei qua invece che cerchi di insegnare la sicurezza stradale. Sì, beh, intanto, vabbè, se ci sente o se ci vede, percepisce qualcosa, gli mandiamo un bacio ad Auro, al nostro amico comune Auro. E io, vabbè, non ho mai considerato questo aspetto, ma anche perché fin da ragazzo, insomma, ero anch'io veramente un deficiente, ma forse proprio per questa ragione, no? Che poi uno crescendo e vivendo delle esperienze, io sono uno dei tanti sopravvissuti del motociclismo di un tempo, allora secondo me arrivi anche a un punto, quando arrivi ai 40 anni o li passi anche, cominci a farti un po' un esame di coscienza, arrivi a fare un po' un bilancio, vedi comunque dei colleghi, quelli che erano colleghi fino al giorno prima, che a un certo punto spariscono, e il motivo è sempre lo stesso: la strada è pericolosa, chi va in moto purtroppo ha sempre meno consapevolezza, non ci sono più i giovani di una volta che iniziavano col motorino a 14 anni sbucciandosi le ginocchia, piano piano salivano di cilindrata. Adesso le nuove generazioni di motociclisti, il curriculum non c'è più, i nuovi motociclisti sono quelli che hanno la nostra età, sono dalle parti dei 30-35 anni, ma anche dai 40, quindi partono subito con delle moto abbastanza importanti, moto grosse, con cilindrata chiaramente impegnativa, e io che esercito, diciamo, questa professione dal 99, prima solo come istruttore in pista, poi ho iniziato anche a organizzare dei corsi di guida stradali, insomma mi accorgo che il 99,9% dei motociclisti che incontro non sanno tecnicamente guidare nel modo corretto. Questo cosa significa? Significa che frenare male chiaramente comporta un rischio maggiore, ti attraversa una macchina e il tuo rischio di entrare nella portiera è molto più elevato rispetto a un motociclista che guida nel modo corretto. C'è un problema alla base, che sono le autoscuole, dove qualcuno cerca di fare discretamente il suo mestiere, molte altre invece no, e mi riferisco anche al territorio. Molte altre portano a casa la marchetta. Punto e stop. Parliamo di marchette. Ma sì, dovrebbe, diciamo, essere un po' dall'alto dovrebbe arrivare un sistema scolastico di istruzione che sia molto più incisivo. Cioè tu oggi consegui la patente, punto, in autoscuola, ma non impari a guidare la moto. E non trovo corretto che ci si debba iscrivere a una scuola privata spendendo i 300, 400, 500 euro per andare a imparare qualche cosa in più. Secondo me la sicurezza, quella di base, le fondamenta, ti deve arrivare di diritto dal momento in cui sali sulla moto. Ma anche i concessionari stessi hanno, secondo me, un po' questa responsabilità. Tu vai dentro, tu hai 45 anni, ti puoi permettere di comprare una Yamaha R1, che è una moto da 200 cavalli, vai lì, la prendi e te la porti a casa. No, non deve essere così. Devi essere istruito. Bisogna sapere come si scalano le marce nel modo corretto, quanto è importante utilizzare il freno posteriore, perché col freno posteriore si fa tutto nella guida motociclistica. Aiuta a rallentare, ma aiuta tanto a correggere le traiettorie nella curva, e quindi anziché entrare troppo veloce e dire porca miseria adesso cosa faccio, non ci sto più, sto rischiando di andare a invadere l'altra corsia,
devo correggermi, come lo faccio? Lo faccio col freno posteriore. Insomma, ci sono veramente un miliardo di cose, e se tu hai voglia, visto che fai parte insomma di questo bellissimo bar, il Bar Castello, potremmo organizzare un evento. Io i miei eventi li chiamo Piega e Spiega. Sarò presente sono anche in bellissime, ECMA. È bellissimo il titolo, l'avevo già letto, e infatti poi in fuori onda ne avremmo parlato, l'hai detto tu in onda, e lo faremo. Tutto quello che hai detto è veramente bellissimo. Io però noto anche un'altra cosa. Noto che non c'è cultura da parte degli altri, perché tu sei in moto, tu hai raccontato la verità. A 40 anni mi compro una moto da 180 kg che va a 240 all'ora e poi mi metto sulla strada con delle conoscenze magari approssimative, però poi vado dritto per la mia strada, tranquillo, dentro i limiti di legge. E una macchina non fa quello che deve fare la macchina in presenza di un'automobile, e lì finisce tutto, perché purtroppo poi i rischi di un motociclista sono elevati alla potenza rispetto a quelli di un automobilista. Io vedo molto spesso che c'è anche una mancata educazione all'automobilista di come si debba comportare sulla strada. Ma quello è la e base, questo l'ultimo incidente occorso al caro amico Auro è anche una di quelle dimostrazioni. Concorsi di colpa, velocità, quello che vuoi, ma poi manovre azzardate, stupide, che non puoi spiegarti, che però determinano la è tutto verissimo la quello fine che di qualcuno. Ma difatti noi motociclisti dobbiamo prepararci a prevedere l'errore degli altri, perché sull'errore degli altri purtroppo non possiamo fare assolutamente nulla. Ma noi siamo i motociclisti che una volta in autostrada arrivavamo in 2 ore ad Alassio, ti ricordi? Facevamo Milano Alassio in 2 ore, perché con la moto comunque eviti il traffico. Oggi fai coda anche in moto. Oggi l'automobilista non ti permette, non ti dà una via di fuga, perché anche davanti a una coda di 2 chilometri deve sporgersi il più possibile per poter vedere cosa c'è 2 chilometri avanti. Questo qua è una cosa che non insegnano nelle autoscuole. Secondo me bisognerebbe tornare a... Sì, ha un senso pratico, perché non ha più senso andare all'autoscuola e fare tutte le curve del mondo in seconda, perché l'autoscuola ti insegna a farne in seconda. Bisognerebbe entrare un po' più nel pratico. Bisognerebbe fare le prove di guida in autostrada, bisognerebbe farle quando nevica, bisognerebbe farle quando piove, e non solo quando le condizioni lo permettono, e facendo i parcheggi in retromarcia nelle aree mercato nei giorni dove poi se troviamo l'automobilista col telefonino, i nostri amici agenti della polizia locale dovrebbero tartassarli. Cioè bisogna veramente orientarsi un pochino di più sulla sicurezza che non sull'aspetto amministrativo. Qua mi riferisco un po' a tutti i comuni no d'Italia. No, mi ci metto dentro anch'io, perché faccio un mea culpa e mi do del pirla da solo a volte in macchina. Mi rendo conto che siamo diventati un po' schiavi. Togliamo un po', siamo diventati schiavi di questi mezzi tecnologici. A volte non ci rendiamo conto che li utilizziamo nella maniera meno opportuna. 99, hai detto 99. Vivere il mio tempo è del 99. Nel 99 ho aperto il Bar Castello. 99 era fighissimo. 99 è stato un anno incredibile. C'erano le lire. Eravamo ricchissimi, si stava bene, eravamo dove l'economia girava, però nel 99 c'è stata veramente la svolta. A parte che poi il 99 è già figo come numero, sei alla soglia del 2000 dove cambia tutto, però bello. 99, io avevo 25 anni, erano parla gli anni per in cui te, parla sera, per te, grandi compagnie di amici qua a Bietegrasso sotto la galleria Mirabello, dove volevamo vedere un po' di movimento. Cosa si fa? Bietegrasso, l'unico posto era il Bar Castello, e credo che non sia cambiato molto. No, nella ti voglio bene, ma non era l'unico posto, dai, noi siamo cresciuti. Per noi era così. Noi siamo cresciuti che col cantinone c'era il lupo, c'era... Ma era diverso, l'andavi, ti sedevi, consumavi, vero, mentre invece veniva al Bar Castello. Movimento lo vedevi, dovevi vedere un movimento po' di cosa? Di, un po' di... Un po' di... Bene, un no? po' di... Un po' di... Era bellissimo. E ne sono passati di anni. Sei un privilegiato, Pier. E a gennaio faccio 18 anni. Io mi ritengo un fortunato. Chiunque faccia il mio lavoro deve ritenersi un fortunato. Però non per questo non bisogna vedere che le cose stanno andando un po' maluccio. I costi sono sempre elevatissimi. E diventa difficile, diventa difficile. E io non so veramente le piccole realtà che non hanno le fortune come me di avere una piazza antistante che d'estate si riempie di ragazzi. Non so veramente. Aprono e chiudono, li vediamo. E io sono dispiaciuto. Io sono dispiaciuto ogni volta che aprono e ogni volta che chiudono, assolutamente. Ogni volta questa che aprono e ogni volta che chiudono. Se potessi tornare indietro a quegli anni. Se potessi tornare indietro, tornerei agli anni in cui ero più pirla che mai.
tornerei quindi negli anni dell'adolescenza, perché lì mi sono divertito tanto. A parte una stagione, che purtroppo è sempre un episodio legato alla moto, dove abbiamo questo brutto incidente, coinvolgendo peraltro la mia fidanzata di all'epoca. Ricordo tutto, anni, ricordo. 17. Quindi a parte quello... Non c'erano i cellulari, ma funzionava benissimo il tam-tam abbiatense. Sì, sì, sì. No, quella è una cosa che mi porterò dietro per tutta la vita. Vabbè, dai, è andata bene. È andata bene, sì, però è sicuramente stato un momento in cui mi è servito, insomma, capire che quando porti un passeggero devi stare attento non solo per te, anzi a quel punto lì tu diventi, fai quello che ti pare di te stesso, ma devi avere attenzione e rispetto invece per chi è con te sulla moto. Potresti non essere stato il Max Temporali che sei oggi. È sempre quel discorso delle sliding doors, se non ti succede un avvenimento non diventi quello che è sei vero. Oggi. Io in quegli anni purtroppo vivevo senza, per quanto riguarda la motocicletta, vivevo senza regole. Poi ero un braufieux, cioè non mi drogavo, non fumavo, ero una persona a posto, ma con la moto per me era libero a 360 gradi. È lì che nacque la famosa frase: ma non potevi drogarti come tutti gli altri. Ma non potevi drogarti come tutti gli altri. Beh, io ho degli amici che mi dicono: guarda, se non avessi conosciuto la mia attuale moglie, probabilmente saresti ancora lì davanti alla gelateria a fare le curve con fuori. Probabilmente è vero. Ma perché fu lei a multarti la prima volta? O? Perché lei era e lo è ancora, una vigilessa, e quindi capisci, no? Che stride un po' sto matrimonio. Ma no, in realtà ho semplicemente trovato una persona un po' più matura che mi ha messo in riga, adesso a prescindere dal lavoro che facesse. Però erano gli anni in cui avevo 125 a 15 anni di età, ce ne volevano 16. La usavo per andare in autostrada in Sierra Valle, che non si poteva. Prima di tutto non avevo l'età, la 125 non poteva andare in autostrada e non avevo neanche la patente perché avevo il foglio rosa. Caspita, una peggio dell'altra. Ed è la ragione per cui all'inizio di questa trasmissione ho detto: sono un po' un sopravvissuto in tutto questo. E allora alla fine ti devi anche accorgere che tutta sto po' di errori le devi utilizzare per poter comunicare ai nuovi, sì, quello che non va fatto, ma perché... Guarda che in moto la paghi cara, torniamo sempre là. Hai detto una cosa giusta, cioè i ragazzi di oggi o le persone adulte di oggi non hanno fatto il passaggio dal 50 al 125, che allora erano delle moto che andavano, perché erano dei due tempi che andavano molto veloce, per poi passare alle moto. Quindi fanno un passaggio direttamente sulle moto, sì. E la cosa poi, considerando le prestazioni che hanno, diventa pericolosa. Perché... Troppo pericolosa, intanto perché le moto oggi vanno veramente forte, cioè qualsiasi moto, anche la più sfigatina da 5.000 euro, fai 200 all'ora, cioè una volta 200 all'ora sì, le facevano, ma non tutte le moto, oggi qualunque, ripeto. Comunque guarda, per ritornare a quello che diceva Pierre, quegli anni là che dicevi, quegli che anni in cui eravamo piccoli, perché eravamo piccoli, la figata è che ci si ritrovava in grandi compagnie durante la settimana per il cazzeggio e poi il sabato e ancora di più la domenica tutti con la moto, con la ragazza o senza ragazza, e si andava a fare questi bei giri pomeridiani. Si andava al ponte delle barche di Bereguardo. Quello d'inverno, perché diciamo, quando dovevi fare il giro corto che faceva freddo, si andava fino là, ci si copriva un po' e si facevano 20 km. Io ero un po' da giro corto, avevo i tempi contati. Tu sì, perché noi invece che cazzeggiavamo nella vita, perché non avevamo ancora la tua età, eravamo molto più giovani. Invece prendevamo, c'era il motarone come riferimento, sì. Perché se andava su la cioccolatina calda, eccetera. Il brallo. C'era la Sierra Valle, c'era, no, il come si chiama, il passo del Sassello. Ah, Sassello. Ma guarda, veramente c'erano tantissimi giri con 8, 10, 15 moto tutti assieme. Mi sono accorto, ho ancora la moto dal 2003, ho la mia Ornettona 900 che mi dà sempre delle grandi soddisfazioni, e mi sono reso conto che dal 2003 a oggi piego almeno 10 gradi in meno all'anno. Oramai le curve le faccio fermando la moto, perché la usi poco. Fermo la moto, scendo, la indirizzo con le mani e poi risalgo, e poi via, perché la usi poco. Infatti uno dei segreti per cercare di prendere così un po' più di confidenza col mezzo è quello di macinare chilometri, è quello di fare un corso presso Max Temporali Piega e Spiega, dove ti spiega come piegare. Facciamo una seratina al Bar Castello, facciamo, dai, una serata, un maxi aperitivo, un piega e spiega Bar Castello. Visto che la mia scaletta adesso sta andando a braccio, con Gigi abbiamo deciso di mettere un pezzo di un artista romano che io adoro, che è Alex Britti, che è una delle chitarre blues italiane più importanti. Noi lo conosciamo solo per le canzonette, ma lui è veramente, lo sapevi, GM?
Me l'aveva detto la settimana scorsa LP. Ecco, bravo, questa non la sapeva, ce la siamo bruciata. Sì, però piuttosto che niente... piuttosto che niente mi ha fregato e quindi adesso ascoltiamo da piccolo. Discorsi a volte strani. Basta, chiedevo ragazzi, se è normale fare tutto con le mani. Eccoci qua, bentornati. Che peccato, stiamo quasi finendo la puntata. Gigi mi ha detto che fra 3 minuti dobbiamo salutare tutti. C'è la signora Mazzoleni, quella dei pasticcini, qua di fronte. Hai visto? C'è un bel passaggio, mi piace fare radio in vetrina. Che è belli, sai che stare in vetrina è veramente bello, ti rendi conto? Lo dicono anche ad Amsterdam, tra l'altro, sai. Ad Amsterdam, sì, ma noi abbiamo preso... Ti pagano pure, ma noi abbiamo preso spunto, infatti se qualcuno volesse fare un'offerta... Beach, la spiaggia sì, di Radio City. E quindi è stata una bellissima puntata, abbiamo detto tante cose. Mi hai riportato... MotoGP è finito, c'è ancora una gara. C'è ancora una gara, Valencia. C'è Valencia, la chiusura. C'è EICMA adesso, c'è il Salone di Milano. Cosa vale questa gara? Vale per il secondo posto? No, già segnato il primo, già segnato posto, primo secondo posto, vale per la gloria. Qui ricordavi, siamo... ricordavi che c'è l'EICMA? C'è EICMA settimana prossima. L'EICMA, dite che conoscete Max Temporali, entrate tranquilli. Certo, vi danno una sacchinata di botte. No, è bello. Allora, tutti quelli che hanno ascoltato questa puntata potranno entrare all'EICMA pagando. È chiaro, pagando. Ci mancherà come tutti gli altri. Io non riesco più ad andare in queste fiere, non ce la faccio. No, perché sono le fiere del vorrei ma non posso. Però insomma, bello è così poter pensare che un domani, boh, chissà. Io ce l'ho, la mia motoretta è lì in garage, ho sempre dichiarato che il giorno che non la guiderò più, togliendo i liquidi, olio motore, la terrò in soggiorno. Ah, che bravo! Sì, sì, assolutamente, non me ne libererò più, ma più che altro perché non mi danno soldi, sai che vale pochissimo. Quindi a quel punto e lì mi dispiace, dici, perché è un modello unico, non l'hanno mai ristilizzato. No. È l'ornettina? L'Hornet 900. Ok. L'hanno tolta dal mercato dopo 5 anni, non l'hanno mai ristilizzata. Io ce l'ho ancora originale, perfetta. Però potresti farti, vale pochissimo. Potresti farti costruire dei rulli con un tapis roulant. Tu in realtà vai il moto in soggiorno. Senza piegare, senza fantastico, piegare. Bellissimo. Ti fa credere comunque di macinare dei chilometri, esatto, di essere motociclista, quando poi in con realtà... un ventilatore davanti pazzesco. Risparmi sull'assicurazione. E sulla sicurezza, tutto in sicurezza. Gigi, chiudiamo la puntata, chiudi la te che sei più bravo di me a farlo. Dobbiamo ricordare qualche appuntamento. Il Barber ha qualche appuntamento particolare? Ma, ho visto l'agenda del Barber, è piena fino a Natale, quindi se vogliamo dire tutti i nomi e i numeri di telefono delle persone che hanno prenotato. No, quindi è un attimo. Abbiamo appena dichiarato Radio City Beach, vedete un po' voi. Vabbè ragazzi, è stato veramente piacevolissimo e ringraziamo in primis l'ospite Max che... Ciao. Grazie a voi. No, poi credimi, sentire questo flusso vocale da chi è abituato a usare la voce al microfono. È bello, in TV, ho imparato tanto. È rilassante. È devo dire che però i nostri condottieri non sono stati da meno. Boh, dai, una bellissima puntata. No, grazie a tutti. Ci lasciamo solo con l'appuntamento fra 2 venerdì, saltando il prossimo, perché il prossimo ci sarà Radio City Quiz con il grande Bob Cirielli. C'è gente ancora che sta ridendo della puntata di venerdì scorso, perché è stata veramente divertentissimo. E noi ci vediamo fra 2 venerdì e ricordiamo che ci sarà l'appuntamento con Max. A questo punto ormai è una promessa al Bar Castello. Abbiamo già la data, Pier. Abbiamo già la data? No, però adesso la decideremo. È un attimo, guardando l'agenda di Max, perché comunque avrà i suoi impegni. Comunque faremo questo appuntamento con Max, piega e spiega. Che fantastico, suona, l'hai depositato, poi, perché noi siamo famosi. No, sono uno superficiale, piega, lo trovate. Piega e spiega lo potresti fare anche qua dal barbiere. Lo facciamo dove volete, no, il problema è... anche in una lavanderia, volendo, anche in una stireria. In una stireria. Piega e spiega, cioè, lo facciamo dove volete, è nelle vostre mani, decidete voi. Intanto venite al barbershop. Venite al barbershop. E va lo bene, dico ragazzi, anch'io che non taglio la barba da almeno 2 anni. Ragazzi, grazie GM, non ti ho colto in fallo neanche questa volta. Niente, ma ce la faremo, Pier. Grazie a voi, grazie a Max di essere venuto, è stato un piacere conoscerlo. Allora io dedico a voi invece sempre fuori scaletta, perché quest'oggi la scaletta... Cos'è la scaletta, Gigi? Aiutami. Era quella, quella cosa di cui andavi molto entusiasta ieri pomeriggio quando me l'hai un attimino anticipata e io ho detto guarda, bellissima, non dirmi altro e sarà per la prossima. Va bene, io dedico la prossima canzone alla trasmissione di oggi, perché da profano delle due ruote, del motociclismo e di tutto quello che ci gira intorno, però quando mi capita di captare qualche trasmissione o qualche commento, sento spesso utilizzare questo modo di dire: il gatto e la volpe. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai?
State ascoltando Radio City Bar, l'unica radio che trasmette al di qua e al di là della ferrovia. www.radiocitybar.it. Basta un click.